Oggi faremo due chiacchiere su quello che è il rapporto che, che molte persone hanno con il tempo, perché quello che mi sto rendendo conto è che ci sono persone che non hanno davvero rispetto della vita, della propria vita, quindi lasciano che il tempo scorra, che le cose vadano come vadano, e cercando di sfangarla al meglio. E questo mi fa un po' riflettere. Molta gente è convinta che stia tirando a campare. Noi non stiamo tirando a campare. Di fatto, noi stiamo tirando a morire. Vedete, comunque la pensiate, ognuno di noi ha una sua data di scadenza. Non è importanza che cosa voi l'attribuiate, per la storia del pianeta Terra dice che ognuno di noi ha la sua scadenza. Quindi ogni giorno che passa è un giorno in meno verso quella scadenza. Quindi noi non tiriamo a campare. Anche quando dici cosa stai facendo? Sto ammazzando il tempo. No, è il tempo che ammazza te, che è l'inverso. Non riuscirai mai ad ammazzare il tempo. Il tempo c'era prima e ci sarà dopo. Il gioco è aver rispetto della propria vita e della quotidianità, del dono che abbiamo ogni volta che ti svegli, che stai bene e che hai davanti a te una giornata. E per aiutarvi a capire il valore di questo, quello che faremo è fare una visualizzazione di quello che è il tempo. In questo caso, questo qui è un metro, come potete vedere. Allora, noi sappiamo che statisticamente la società ad oggi vive intorno ai 74-75 anni. Quindi resta questo. Innanzitutto, prima cosa da riflettere, su cui riflettere, la mezza età è un'altra di quelle idiozie che ci passiamo, insieme a quella di tiro a campare, ammazzo il tempo, eccetera. La mezza età è a 38 anni, 37-38 anni, non è a 50 anni, perché la vita media è 75-76 anni. Quindi la mezza età, sei una persona che quando hai 35 anni, 36, ti resta questo. Se ne hai per caso, lasciamo 35-36, va bene anche questo come esempio. Se hai 35-36 anni, perché se ne hai 50, ti resta questo. Questi sono 50, la distanza di 50 centimetri a 76. Ok? Questo è se ne hai 50, ma se neanche ne hai 37, quello che avviene è che dici, vabbè, però comunque ce ne ho di anni davanti. No, perché esattamente un terzo, quindi siamo a... se ne va via dormendo. Questo ti rimane se tu hai 37 anni. Un terzo del nostro tempo va via dormendo. Ecco che comincio a scoprire che non sono tanti i centimetri che hai qua davanti. Ognuno di loro rappresenta una stagione. Ogni centimetro è un'estate, un inverno, un autunno, una primavera. Dovremmo avere più rispetto della vita, sapendo che ogni giorno è regalato e ogni giorno dovremmo affrontarlo con la gioia di essere prescelti in questo viaggio che si chiama vita. Ogni giorno un sacco di gente si spegne e ogni giorno, per fortuna, un sacco di gente nasce. Però il discorso è che non ci siamo spenti noi. Che scempio è alzarsi di malo modo, imbruttiti perché sei nella ruota del criceto, nella meccanica dinamica che stai andando al solito posto di lavoro a fare le solite cose, non hai nessun godimento, non te la stai sparando la vita. Quindi dovremmo, o almeno diciamo, potremmo considerare di avere un rapporto diverso con la quotidianità, dare le priorità giuste, sapendo che è un dono e che va apprezzato in ogni sua espressione. E la prima cosa è essere nel presente. Qualsiasi cosa ne si faccia, fallo con intensità. Fallo con intensità. Quando abbracci una persona, non abbracciarla come un cretino, oh, ciao, ciao, così. Mettici intenzione, abbracciamo una persona perché la vogliamo includere, è un gesto di inclusione nella nostra vita. Quando baci una persona, è la stessa cosa. Sì, nel presente, quando saluti qualcuno, quando fai qualcosa, quando anche bevi un bicchiere d'acqua, goditelo. Ogni momento c'è gente che sta morendo per disidratazione nel mondo e tu sei lì con un bel bicchiere d'acqua fresco. Quel bicchiere d'acqua salverebbe, a te toglie la sete, ma salverebbe la vita di tanta gente. Pensa un po' a essere nel presente, che fortuna incredibile che ti offre. Gli orientali sono specializzati in questo. Loro sanno fare di qualsiasi cosa il momento. Basta pensare alla tradizione del tè. Il tè è acqua calda con un po' di erba.
Invece c'è tutto il momento, la cultura, si vanno a creare la cosa, ci si fermano davanti. Non è tanto, sai, la marca del vino che bevi o dello champagne o quello che hai, è l'attenzione che tu ci metti in quel momento. L'attenzione. Nella vita mi sono trovato in momenti difficili in cui brindavo con mia moglie Maria con dell'acqua. Però c'era intensità. Quando guardi negli occhi, guardi con intensità. Oggigiorno questo si è perso completamente. Siamo macinati da telefonini, mondo mediatico e WhatsApp e tutte quante quel mondo lì di Facebook, Twitter, eccetera, e ci dimentichiamo del valore del momento. Si chiama presente, non è un caso, è un presente, è un dono. L'abilità di essere nel tuo presente è quello che ti permette di avere una giornata appagante, malgrado le vicissitudini, che sono inevitabili, fanno parte della vita. Quindi, malgrado i momenti alti e bassi, saper apprezzare la tua giornata, dare un senso a quello che fai. Cerchiamo di essere incisivi. Sii incisivo nella tua comunità, sii una persona incisiva, sii rilevante, diventa rilevante nella tua azienda per la quale lavori. Diventa rilevante per la tua banca, diventa rilevante per la tua famiglia, diventa rilevante, rilevante per la tua comunità, rilevante in qualsiasi espressione tu faccia, sii rilevante, rilevante nella tua carriera, diventa rilevante e non uno dei tanti. Quello che sta rovinando la nostra società non è la politica, non è l'economia, è il conformismo. È il conformismo, siamo tutti rintronati dietro il mondo mediatico, completamente, mondo mediatico inteso come televisione, telegiornali, quotidiani, eccetera, così, ma anche mondo di internet, WhatsApp e queste cose qua. E ci dimentichiamo del presente. Ci sono situazioni che sono veramente grottesche. Vai al ristorante e trovi le persone che hanno il cellulare sul tavolo. Dico, ma siamo a cena io e te, chiunque tu sia, anche un collega di lavoro. Mi spieghi qual è la necessità di avere sul tavolo il telefono? Non hai la possibilità di mettertelo in tasca o altrove? No, deve stare sul tavolo perché non si sa mai. Se squilla si fa gara con chi risponde per primo in quanti secondi. Ma sei a tavola con me o sei a tavola con qualunque beota che ti sta chiamando, che magari si sta annoiando, ti chiama e ti trova disponibile? Sappiti ritagliare i momenti della giornata e fai sì che questi momenti diventino preziosi. Quando stai con qualcun tuo affetto, che sia i figli, che sia un amico, un parente, stai con questa persona, spegni sto beep di cellulare, spegnilo, stai con la persona. Quando vuoi leggerti un libro, spegni, isolati. L'abilità di isolarsi è magia, oggigiorno è quasi da UFO robot. La gente è incapace di rimanere isolata con se stessa, ha il terrore di rimanere con se stessa. Anche se tu vai in un gabinetto medico che stai aspettando la sala d'attesa, vedrai che ti troverai gente che piuttosto che niente legge la rivista dei carabinieri di medicina, intesa come il tomo di medicina, in cui non ci capisce niente, ma è incapace di stare lì così fermo e lasciarsi andare, riflettere. Su che cosa? Qualsiasi cosa, la famiglia, gli amici, i parenti, i soldi, la salute, il lavoro, quello che sia. Però rifletti, staccati, non far sì che sia nel mondo mediatico a farti riflettere quando è il momento di guardare di qui, guardare di là, cosa di fare attenzione o altro. Sii diretto, sii presente e diventa rilevante nella tua e nelle cose che fai. Lascia un peso, lascia una traccia importante in qualsiasi cosa. E vedrai che la vita è veramente un dono magico e non c'entra quanti soldi hai. Conosco un sacco di gente con un sacco di soldi che fa una vita veramente che non vorreste avere, ingrata al massimo, non se la sa godere, sempre col muso, sempre stressata, eccetera. E conosco gente invece che ha mezzi modesti e ha una vita bellissima. Non connettere mai il vivere bene dietro la scusa che è solo se, puntini, puntini. Vivi bene perché lo decidi, vivi bene perché oggi è il momento per iniziare una bella vita, virgola, malgrado le circostanze. Non sognare che ci sia una vita bella, la vita è la vita. E la vita è un'esperienza comune, rifletti su questo, la vita è un'esperienza comune.
Se diventi anziano, hai vissuto alti e bassi come tutti, alcuni di un tipo, alcuni di un altro tipo, ma abbiamo tutti avuto alti e bassi se diventiamo anziani. Quindi è un'esperienza comune. Hai tradito e sarai tradito. Avrai avuto momenti di grande salute e di poca salute. Avrai avuto momenti di gioia e di estrema tristezza. È la vita, quindi non esiste una bella vita, però esiste la possibilità di diventare una bella persona. E se diventi una bella persona, qualsiasi cosa ti troverai a destreggiare sarà manipolata con grazia, solo con grazia. E tranquillamente dischiuditi alla vita e fai sì che sia una vita appagante. Era tutto qua il discorso, cominciare ad avere più rispetto del tempo che scorre perché non stiamo tirando a campare. Quindi celebra ogni giorno e divertiti e ricordati che se tu sei felice, le persone intorno a te ne traggono beneficio. Se tu sei infelice, diventi un sanguisuga di energia. Se tu ti tieni infelice, che hai sempre da lamentarti sul governo, sulle tasse, sul datore di lavoro, sulla moglie, il marito, i figli, eccetera, tu sei una sanguisuga per tutte le persone intorno a te. Prendi la responsabilità, tira fuori la grinta di essere felice e vatti a costruire la tua felicità. Tutto qua, solo uno spunto di riflessione. Ricordati che il centimetro non è di un metro, non è così. Fai la tua misura esatta e poi tagliala per un terzo. Un terzo è il tempo che passerai a dormire, quindi ti resta solo quelle stagioni. Abbi rispetto di quelle stagioni. Ciao.